La Scuola Media Pascoli e la Scuola Media Maderna hanno partecipato il 14 marzo all'evento online Pigreco Day 2022, organizzato dal Ministero dell'Istruzione con il contributo scientifico del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell'Università degli Studi di Torino. Lo scopo degli organizzatori è stato quello di celebrare la giornata del Pigreco con la finalità di avvicinare tutti i giovani alla matematica. Gli studenti e le studentesse hanno quindi svolto l'attività online di risoluzione di quiz. Durante la gara, alla quale hanno partecipato contemporaneamente tutte le scuole iscritte al territorio nazionale, sono state registrate le risposte e i tempi di completamento del quiz. Sono state assegnate, in base alla correttezza delle risposte e al tempo impiegato in formato digitale, 5 medaglie d'oro, 10 d'argento e 20 di bronzo alle prime scuole classificate. Le medie dell'Istituto Comprensivo Chioggia 2 hanno ricevuto la medaglia d'oro, prima classificata per il punteggio ottenuto, una tra le 5 scuole in tutta Italia. Le scuole che hanno partecipato sono più di 1000. E anche le scuole hanno partecipato italiane all'estero. I ragazzi sono stati preparati dalle docenti Stefania Borromeo, Alice Tiengo ed Eleonora Zorzan. I ragazzi invece della classe quinta del secondo circolo Todaro hanno invece partecipato con i giochi olimpici della matematica alla Bocconi, arrivando in finale. Questi ragazzi sono stati preparati dalle maestre Ilaria Boscolo Palo e da Maria Boscolo Lisetto. I due eventi, il Pigreco Day per le medie e le Olimpiadi della matematica per la scuola primaria, sono due iniziative che con piacere hanno permesso agli alunni di giocare e potenziare le competenze che già sviluppano a scuola.